questa nuova aggressione a scopo di rapina con i malviventi in fuga presi a pugni dalla vittima che identifica uno degli aggressori. Esercito in strada a fianco delle forze dell'ordine. Sulla situazione della microcriminalità torna il governatore Zaia. In casa con la droga, armi e munizioni, giocattolo, fucili, pistole e coltelli, manette, marito e moglie, pusher a zero branco. Nasce a Treviso il nuovo movimento dei deputati veneti, dissidenti del Movimento 5 Stelle, si pensa anche a un candidato per le regionali. Un centinaio le famiglie che a Villorba hanno iscritto i figli alle materne statali per protestare contro il caro rette di Serena. Chiede le dimissioni dell'assessore Luciano Franchin, Italia Nostra, che dice di aver nostalgia dello sceriffo Gentilini. Oggi a Conegliano l'addio a Luciano Bellotto, il volto degli inquilini che non ce la faceva più, sconfitto dalla solitudine. Domani dalle 10 la messa diretta dalla chiesa di San Tommaso a Ponte di Piave, una storia che conosciamo nei luoghi della domenica. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati con le notizie del TG Treviso. Sempre la sicurezza è in primo piano nei nostri telegiornali, la sicurezza nelle strade ma anche la sicurezza nelle nostre case che, stando ai fatti, sembra non esserci più. Anche la notte appena passata una nuova aggressione a scopo di rapina con i malviventi che sono stati messi in fuga e presi a pugni dalla vittima che identifica addirittura in uno degli aggressori un ex compagno di giochi. Sentiamo. Lui secondo me non si ricorda neanche di me. Un pugno allo zigomo lo fa sorridere a fatica. Eppure Benjamin Sturlese, 30 anni, figlio di uno dei titolari della storica trattoria Tony del Spin a Treviso, sembra aver superato subito l'aggressione avvenuta con tentativo di rapina nella notte appena trascorsa. Ad affrontarlo un volto noto della giovinezza, un compagno di giochi poi finito nel giro della banda della Bandana di Ponte San Martino. Qui tra via Cosme e via Sant'Angelo alle 3:10 il giovane esce dal suo magazzino e sale in macchina. Nemmeno il tempo di girare la chiave che inizia un'aggressione da film. A un certo punto uno mi bussa sul vetro, mi giro, prendo spavento e mi fa: dammi il cellulare, dammi i soldi. Ho acceso la macchina per andare via, ho messo la retromarcia perché avevo una macchina parcheggiata davanti e a un certo punto è arrivato un altro ragazzo e ha iniziato a tirarmi, a provare a sfondarmi il vetro con una pietra. Sì, con la pietra, mi poi tirava tipo così con la pietra, poi là mi è morta la macchina perché ero un po' agitato, sono smontato. E sì, quello più alto mi ha tirato due pugni in faccia, però non è che mi abbia preso benissimo, vabbè. E io là gli ho tirato un pugno, gli ho tolto il cappuccio, l'ho riconosciuto subito chi era e gli faccio: so chi sei, è scappato via. E anche l'altro stava scappando via, sono riuscito a prenderlo per il cappuccio, l'ho lanciato contro una macchina e l'ho iniziato a massacrarlo di botte. Niente armi come a Nanto o come a Canizzano, chiavi inglesi o mestoli. Qui la determinazione a reagire ha armato i pugni. Non so neanch'io, cioè, se fanno bene o fanno male, però cioè, secondo me ognuno deve avere il diritto di proteggersi, di tutelarsi. Un'aggressione a scopo di rapina che va ad aggiungersi al furto subito da poco. Inizio gennaio sono entrati in casa e mi hanno rubato 10.000 euro di cerchioni e impianto frenante della macchina nuova che ho preso. Esperienze che gli fanno dire: non è più il massimo di andare, cioè andare da soli in giro per Treviso, secondo me. Quindi Treviso è meno sicura? Ultimamente mi sembra di sì. E l'ultimo pensiero è per chi non avrebbe potuto reagire così. Cioè, hanno trovato me e sono riuscito a cavarmela. Magari trovavano qualcuno, una ragazza, o non si sa come andava a finire. Tenendo conto che l'aggressore denunciato ora è comunque a piede libero. In casa anche moltissime armi, giocattolo come un fucile, un paio di pistole, numerosi coltelli, compresa una piccola ascia. Un arsenale trovato ieri sera dalla mobile di Venezia a casa di due giovani coniugi pusher arrestati a zero branco. Si tratta di Giuseppe Ruiu, di 36 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, e Giuliana Battois, di anni 30, con precedenti per spaccio di droga. Attorno alla casa erano stati notati movimenti sospetti che lasciavano propendere per l'ipotesi che l'abitazione fosse una centrale di smercio di droga. Trovati infatti dagli inquirenti anche diversi etti di cocaina e hashish. E sulla situazione della microcriminalità è tornato anche il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi a Bassano, che insiste sulla presenza dell'esercito a fianco delle forze dell'ordine.
C'è ormai un quotidiano bollettino di guerra, un bollettino di guerra che vede coinvolti tutti i nostri territori, e io dico che bisogna mandare i militari in strada. Abbiamo migliaia di militari nelle caserme, invece di star lì a aspettare missioni di pace o guerre che non ci sono, è bene che le diamo in disponibilità le forze di polizia per pattugliare il territorio. È chiara la posizione del governatore del Veneto su questo fronte. Un obiettivo, l'esercito per la sicurezza dei cittadini, che sarà uno dei temi della prossima campagna elettorale. E sempre sul tema, giorni difficili per la compagine di centrodestra, Forza Italia che risente delle scosse romane, nuovo centrodestra sempre più vicino alla lista di Alessandra Moretti, così come Scelta Civica pronta a traghettarsi nel PD. Una situazione che il governatore commenta così. Ottimo rapporto con la maggioranza, con NCD, con Forza Italia. Da qui alle elezioni passerà tanta acqua sotto i ponti, passeranno anche tanti mesi. Direi di dedicare queste settimane, questi mesi a governare e a risolvere problemi. Poi quando sarà l'ora di fare i manifesti, fare le liste elettorali e di parlare ai veneti delle elezioni, parleremo anche di alleanze. E nasce a Treviso il partito dei deputati dissidenti veneti al Movimento 5 Stelle, ex grillini che potrebbero anche correre alle prossime regionali con un proprio candidato. La prima novità si chiama Veneto Percorso Comune, nome del nuovo percorso politico lanciato dai deputati veneti e friulani dissidenti del Movimento 5 Stelle. Asilea, Jessica Rostellato e Walter Rizzetto, attualmente facenti parte del gruppo misto alla Camera, hanno presentato il nuovo progetto politico destinato a confluire nel nuovo gruppo collegato ai 10 parlamentari ex grillini e riuniti sotto la sigla di Alternativa Libera. Dure le critiche al movimento di Beppe Grillo. Noi abbiamo un po' rotto il ghiaccio, nel senso che comunque ci sono molte persone critiche all'interno del movimento, sia alla Camera che al Senato. Qualcuno doveva farlo questo passo prima o poi, e quindi abbiamo deciso di farlo. Come avete visto anche voi, nessun risultato è stato ottenuto ad oggi dal movimento, neppure sbattendo i piedi o saltando sui banchi del governo. Perché non sono queste le modalità con cui si ottengono veramente i risultati. I risultati si ottengono attraverso il dialogo. Noi dovevamo raggiungere dei risultati. Il 25% dei voti del Paese meritava di raggiungere dei risultati fattivi per cercare di far andare meglio questo disgraziato ma bellissimo Paese entro il quale viviamo. Non ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo deciso di fare questo passo. In politica servono i numeri, ma penso che in politica servano ancora meglio le buone idee piuttosto che un'opposizione fine a se stessa. La seconda novità. Il nuovo partito potrebbe scendere in campo con un proprio candidato per le imminenti regionali, per raccogliere i voti proprio dagli insoddisfatti del Movimento 5 Stelle. Ma non è che adesso siamo qua a fare le gare col Movimento 5 Stelle, sicuramente. Stiamo valutando insieme al territorio se ci sono le condizioni eventualmente per presentarci. E stiamo in tema politica e tema regionali, perché oggi Alessandra Moretti, uno degli avversari di Luca Zaia, era nel quartier del Piave. Una presenza anticipata delle polemiche sulla sua presenza al mulinetto della Croda, nella zona dove il 2 agosto, lo ricordiamo, del 2014 sono decedute 4 persone travolte dalla piena del torrente Lierza. Nessuna manifestazione da parte del gruppo rappresentato dall'assessore provinciale Alberto Villanova, che per primo si era opposto alla visita della Moretti, seguita, come si vede dalle immagini, forse per discrezione, da un ristretto numero di persone. E andiamo ora a Villorba per una protesta di massa contro il sindaco Serena da parte delle 250 famiglie interessate dall'aumento della retta alla scuola materna paritaria. Il servizio. Protesta contro il sindaco di Villorba per l'aumento delle rette alle paritarie in seguito alla decisione di erogare i contributi alle famiglie residenti in base a nuove soglie ISEE, decidendo così che gli stanziamenti non verranno più versati alle parrocchie. Il problema qual è? Che intanto le nostre scuole, le scuole dell'infanzia, essendo scuole, non sono tra i sistemi a domanda individuale, per cui applicare l'ISEE alla scuola non è corretto. In più, applicarlo adesso dove il Ministero, come in tutto il resto dell'Italia, ha fatto dei tagli importanti. Se anche il Comune fa un passo indietro o comunque non ci dà certezza di tempi, di quantità e di tutto, rimane tutto quanto in carico all'ultima gamba famosa che sostiene le nostre scuole, che sono le famiglie. Quindi alziamo la retta. Se vengono a mancare anche i fondi del Comune, le scuole paritarie sarebbero inesorabilmente destinate alla chiusura, così dalla protesta. Con la retta che di contro aumenta e con, al netto degli aiuti, passerebbe dagli attuali 160 euro ai minimo 210 mensili, contro la gratuità, a parte la mensa, della scuola statale. Intanto vanno a iscriversi alla statale sperando di avere accesso, dopodiché entro metà febbraio dovranno valutare alternative più economiche, non di meno qualità ma più economiche,
sul territorio che siano vicine ai loro servizi. Ed è diventato ormai un caso politico la mostra di Goldin a Treviso a Santa Caterina e c'è chi addirittura chiede le dimissioni dell'assessore alla cultura Luciano Franchin. Manildo sta rischiando perché questo effetto di cerchio bottismo è, a un certo punto non porterà grandi frutti. Che cosa vi aspettereste come comportamento dell'assessore Franchin? Beh, probabilmente le dimissioni, io credo. Sinceramente su molti temi stanno deludendo e quindi voglio dire prima o poi i nodi vengono al pettine. La mostra di Goldin a Santa Caterina, snaturata della dimensione culturale, è diventata oramai una questione politica e quasi quasi c'è nostalgia della vecchia amministrazione comunale, rivela il presidente di Telenostra. Con Gentilini lui metteva mano alla pistola quando sentiva parlare di cultura, perché questa era la sua cultura. Io quasi quasi preferisco una persona autoritaria che a un certo punto dice si fa così perché io sono il sindaco. Non si placa la bagarre nata attorno ai lavori di Santa Caterina per ospitare la mostra di Goldin, anche in considerazione che lo stesso curatore non avrebbe ancora sottoscritto formalmente alcun accordo con Kasugana. Per noi Goldin faccia pure la sua mostra, meglio con soldi tutti suoi e meglio se trovasse uno spazio dove si possa riallestire un museo con più facilità rispetto a Santa Caterina. Il trasloco, che inizierà martedì dal costo di 20.000 euro, per Italia Nostra una briciola che potrebbe trasformarsi in voragine. Se Sole e Luna o Carta Carbone non avranno più risorse perché le drena tutti Goldin, è un problema. Se non daranno gli spazi teatrali perché sono tutti impegnati con Goldin, è un problema. Se Santa Caterina viene stravolto, è lo stesso un problema. Se cade questa giunta, io credo che il centrosinistra non veda più il governo, anche in assenza di un'opposizione esistente per altri 20 anni. E restiamo sempre a Kasugana, che si fa i conti in tasca e corre ai ripari chiedendo sconti ai fornitori, anche a causa dei mancati trasferimenti da parte del governo, puntualizza così l'assessore Gazzola. Il servizio. Il comune di Treviso chiede lo sconto del 5% ai fornitori. Il primo effetto lo si vedrà con Contarina sui servizi cimiteriali e sul verde pubblico. A rivelarlo lo stesso assessore al bilancio. Una possibilità che tutti gli enti locali hanno avuto è stata introdotta da una legge, anche questa da un decreto legge, il 66 del 2014, e prevede la possibilità per tutti gli enti locali di chiedere una riduzione del 5% rispetto al prezzo contrattualmente previsto. Le entrate in bilancio secondo previsioni per l'anno in corso scenderanno drasticamente sia per spese correnti che per investimenti, passando dagli 87 milioni del 2014 ai 78 milioni per l'anno in corso. Riduzione dovute per il 46% ai mancati trasferimenti da parte dello Stato. Ora si apre la fase politica di verifica dei progetti da realizzare. Quel che è certo e di cui siamo veramente molto soddisfatti, visto la dimensione dei tagli che abbiamo dovuto assorbire, è che siamo riusciti comunque a coprire tutti i servizi essenziali che l'ente deve, dalle scuole all'illuminazione pubblica, agli asili, il sociale, le famiglie. Vero è che i soldi scarseggiano e allora, nonostante un bilancio pari a 80 milioni di euro con una liquidità in cassa che varia dai 40 ai 50 milioni, meglio fare musina. E allora ecco che tra le entrate per investimenti si stimano anche il rientro delle azioni in vendita di Air 3. Noi abbiamo dovuto recepire contabilmente l'ipotesi di incasso della vendita delle azioni. Naturalmente il valore attualmente inserito a bilancio, che sono poco più di 500.000 euro, è banalmente il valore di perizia. Inaugurati i nuovi 20 pontili situati nel tratto della Restera, che dal ponte della Gobba arrivano al sovrappasso della tangenziale al confine con il comune di Silea e facenti parte del progetto Mi Muovo a Treviso. All'inaugurazione presente l'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michielan. Aggiungiamo un altro tassello agli 8 macro percorsi per il movimento spontaneo e il benessere, ha detto all'inaugurazione. Tra i percorsi individuati dal progetto c'è anche la realizzazione dei canali navigabili, in particolare si vuole rendere navigabili i fiumi Sile, Botteniga e lo Storga, ma anche il fossato esterno da Varco Gaccianiga al Sile. E oggi c'è stato l'ultimo addio a Luciano Bellotto, volto del sindacato degli inquilini della Marca, tante le famiglie che aveva aiutato. Sono stato giudice per anni al Tribunale di Treviso. Seguivo le locazioni, le cause per sfratti. Quel volto del Sumia
era ogni mattina presente alle udienze in aula, ma soprattutto dopo, quando nelle pause chiedeva con discrezione di parlare con il giudice per le persone che assisteva. Le sue parole erano piccoli segnali di umiltà che facevano riflettere. Era così Luciano Bellotto, il volto degli inquilini che non ce la facevano più, degli ultimi che rischiavano di perdere la casa e con essa forse l'ultima sicurezza di vite difficili. Una descrizione fatta nel giorno dell'addio, questa mattina, nella chiesa di Monticella Conegliano. Ad ascoltare il parroco, i volti della CGIL, della politica, i rappresentanti dei comuni, dove Bellotto ha combattuto per dare a tutti un tetto sotto al quale vivere serenamente. E molte di queste storie erano lì, accanto ai familiari, grati per quello che Luciano Bellotto ha fatto per loro. Molti ancora increduli per quel gesto estremo che martedì Bellotto ha rivolto contro di sé. Forse Luciano ha avuto paura. Paura della solitudine, della malattia, del futuro. Forse tanti ricordi l'hanno sopraffatto. Qualcuno dice dimenticato troppo in fretta di chi ha servito per tutta una vita. Luciano Bellotto che comunque continuerà a vivere nelle persone che ha aiutato e che lo hanno salutato così prima dell'ultimo viaggio. Siamo al consueto appuntamento con i luoghi della domenica, domani dalle 10, collegamento con la chiesa di San Tommaso a Ponte di Piave per la diretta della Santa Messa. Una storia particolare, quella di Ponte di Piave, legata al nostro torrente fiume, capace di cambiare i territori e con essi anche il destino di intere comunità. Questa è la prova di come il Piave, il nostro torrente fiume, ha cambiato luoghi e con essi destini e comunità di persone. È la croce di Sant'Andrea, nello stemma del rettore dell'allora chiesa di Sant'Andrea di Barbarana, a destra del fiume, e fa parte di questa chiesetta che ora sta in sinistra Piave. Già perché quando si parla di Ponte di Piave, subito si pensa a questo ponte, mentre un tempo la storia era ben diversa. Qui siamo Ponte di Piave nel vero senso della parola. Esatto, in questo punto preciso sorgeva il primo ponte su Piave edificato nella prima metà del 1200 ad opera dei Trevisani per congiungere Treviso a Oderzo. Solo le indicazioni di un innamorato della sua terra riescono a farti immaginare su questa strada un argine e tra queste siepi l'antico scorrere del Piave. E ancora, al posto di questo muro, una possente torre a cui si arrivava da questa strada, un tempo tratto della imperiale Carlisalta. Siamo nel borgo di Sotto Treviso a Ponte di Piave, una curtis che la tenacia di chi rispetta la storia è riuscita a salvare dal dio cemento degli anni 70. È un piccolo gioiello nascosto agli occhi di chi sfreccia lungo l'attuale argine verso il mare. Tutt'attorno case un tempo degli zattieri, mentre i magazzini superstiti raccontano tra le travi secoli di merci e viandanti transitati verso la torre d'Aziera, da e per i tesori, le avventure e le insidie a oriente del mondo di allora. In mezzo, perno della storia, questa chiesetta, rinata dalla devastazione delle acque, quando il Piave decise di cambiare il suo corso e portare questo pezzo di marca alla sua sinistra, congiungendolo allo Pitergino Ponte di Piave. Tante le vicende, a volte curiose, legate a questi muri, storie di fede, devozione, ma anche di malefatte terrene da espiare al termine del proprio cammino. Un importante lascito ad opera di Federico de Alemagna, un noto prestatore ad usura che viveva in questo borgo, che in fin di vita per redimersi l'anima, come si usava all'epoca, lasciò una somma importante per assicurarsi il paradiso. In chiusura vi ricordo questa sera l'appuntamento con il cinema di Rete Veneta. A partire dalle 21.05 andrà in onda Caroline Chéri, una film commedia con Vittorio De Sica, Isa Miranda e Aznavour. Domani, poi domenica alle 9 il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore, alle 10 la diretta della Santa Messa dalla Chiesa di Ponte di Piave, alle 13.15 Idea Formazione, alle 15 non perdete la diretta della sfilata di acconciatura e trucco dal Centro di Formazione Benessere Iri Gem di Bassano del Grappa e alle 17.15 lezioni di pittura. Infine alle 17.45 Agricultura. E con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona continuazione di serata, arrivederci.